Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, pronto a rappresentare l'Italia alle ATP Finals di Torino. Il giovane campione azzurro, che l'anno scorso ha raggiunto la finale cedendo solo a Novak Djokovic, è di nuovo sotto i riflettori e ha intensificato la sua preparazione. Nelle ultime storie, Instagram si vedono diversi momenti dei suoi allenamenti, sia con il team, sia in sessioni condivise con l'americano Taylor Fritz, segno di un duro lavoro in vista del torneo che inizierà domenica 10 novembre e si concluderà il 17. Mentre Sinner prova il campo centrale della Inalpi Arena, ha condiviso le sue impressioni. Ancora ci stiamo abituando a un campo diverso, un po' più lento, ma vediamo. Speriamo di trovare un buon ritmo per essere pronti per la prima giornata e fare un buon torneo. Il numero uno del mondo, Djokovic, pur essendosi qualificato, ha confermato la sua assenza. Tuttavia, i rivali di Sinner saranno comunque di alto livello, tra cui Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Andrei Rublev e Alex de Minaur. In un'intervista recente, Sinner ha dichiarato: «Nole è un giocatore e una persona importante in Italia. Ha dato tanto. Il pubblico voleva vederlo e ci dispiace molto che non ci sia. Ma questo è lo sport. Capita a volte che un giocatore salti dei tornei». Parlando delle sue aspettative per il torneo, ha aggiunto: «Siamo gli 8 migliori al mondo, quindi ogni avversario è temibile. È la prima volta dopo 12 mesi che gioco di nuovo in Italia e sono molto contento. Torino è speciale per me. L'anno scorso è andata molto bene e spero di ripetere la performance. Vincere la prima partita sarebbe molto importante, quindi stiamo alzando il livello della preparazione. Cerchiamo di prepararci al meglio. L'affetto del pubblico italiano qui è immenso e ogni anno l'organizzazione è perfetta». Il conto alla rovescia è quasi terminato e Sinner è determinato a dare il massimo per vivere un'altra avventura indimenticabile alle Finals di Torino. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.